Salvatore Carruba, presidente del centro Einaudi per affariitaliani.it. Siamo a Torino, dove al grattacielo Intesa San Paolo viene presentata un'indagine sul risparmio che ha in sé diversi elementi positivi. Le chiedo qual è, se a suo avviso, il più significativo. Direi il consolidamento di un clima di fiducia nella ripresa. Qualche segnale c'era stato già negli anni precedenti, questi segnali adesso si consolidano e sono suffragati dal fatto che le famiglie dimostrano di avere maggiore disponibilità economica, c'è una crescita delle famiglie che acquisiscono una personale indipendenza economica o rafforzano l'indipendenza economica, e ancora più positivo ritengo che sia il fatto che questa tendenza riguarda alcuni segmenti a rischio, come possono essere quello dei giovani e delle donne che lavorano. E quindi la gente risparmia di più in quanto è percepito che c'è una ripresa. Questa ripresa si manifesta nell'aumento dei consumi, nel propensione al risparmio che si consolida, e questo è un punto che emerge da questa ricerca quest'anno, fa aumentare l'esigenza anche di dare agli risparmiatori degli strumenti informativi, proprio perché essi, che possono investire di più e meglio adesso, e possano scegliere meglio. Gli altri anni naturalmente la scelta era quasi limitata a strumenti che erano considerati quasi senza rischio come titoli di Stato, beh, adesso questa scelta si è fatta sempre più difficile in epoca di rendimenti così bassi. D'altra parte non ci sono più titoli o strumenti che sono completamente esenti da rischio, e quindi l'indagine insiste su questo punto nella parte finale, che cioè ci sia un rafforzamento della informazione della cultura finanziaria ed economica. Ringrazio.